Siamo rientrati, scusate ragazzi, sempre il solito problema. Siamo tornati in fretta. Non ci siamo persi nulla, dai, Melma più Finks e niente, amici come prima. E allora dicevamo, siamo riusciti a vedere tutte quelle interazioni che prima ci siamo persi. Melma evidentemente ha un buon piano midrange, comunque magari punta a guadagnare tempo, non a vincere di carte. Certo, certo. Ma sai cosa mi ricorda molto quel mazzo? Dipka. Mi ricorda un po' la vecchia struttura di Kikipod. Sì. Va bene, prendi tempo e poi hai anche una combo. Potrebbe essere una cosa del genere. Magari gioca a corda. Magari gioca a corda. Gavoni me l'aspetto, però. Non credo, non credo. Terricolor, spero un mazzo tricolor combo, non credo. Secondo me non è malvagio. Ci stupirà. Ma guarda, più che altro con Kitchen. Ora io ai vecchi PTQ. Magari gioca a cavaliere? Può darsi, infatti stavo dicendo che io vecchi PTQ giocai un Naya Escape. Però era davvero aggro, era davvero lince, geopede e reliquiare. Cioè era uccidevi di scapeshift con escape a 4 terre, però sì. Cerchi 4 land e sei con fatto fetch in quel turno in casino. Era un'idea carina. Corre le fetch poi. E giocavo prismatic come ovviamente per scombare a 6 mana. Che broken. Mamma mia ragazzi, solo qualità. Comunque, beh, da combo a combo, no? Sono finito a Hulk. Blocca. Combo fai te. Decay su Melma. Scartiamo. Liana adesso chiaramente. Un altro Sakura era. Scartare. Vabbè, qui cosa vuole pescare? Terra e poi escape. Sì, anche facile. Se pesca prima escape si spara però. Concordo. Attacca Liliana, secondo me. Comunque pescare terra anche da fare su Liliana era bello. Comunque le montagne 1, 2, 3, 4, non ne ha 4. Non no, basterebbero, uno è un tempo il garden. L'ho visto male, scusami. Beh, questa partita io la vedo molto in vantaggio per Canfarotto. Secondo te, allora, ha picchiato Liliana. Sì, che è andata a 2. Ora Canfarotto sta pensando di non farla morire. Picchiare. Wow, pure Restoration. Cavolo, avevi ragione tu, una sorta di Kiki Pod. Ammazza questo Restoration. E infatti Kiki Jiki la gioca. Sì, Campanaro sì. Non lo gioca allora. No, non lo gioca. Ah, sono due chiusure quindi. Canfarotto si lamenta e dice: ah, hai sculato. Il doppia combo e il piano agro anche. È un agro combo contro il coso midrange. Pazzesco. Tutto. Devastante questo. E lo ha portato fino al nono turno di Svizzera con Win and Din. Quindi direi ha avuto una bella idea. Ha pescato un buon matchup. Comunque. Dai, però, Massimo, vai a cercare online se c'è una lista del genere. Dai, vediamo se è un'idea dai, sua. Scrivi Kiki. Il nostro esperto di reti. Scrivi Kiki combo, Finks, Naya, Valakut. Tu intendi, non ti dirò. Scape shift. Boh, scrivi tutte ste parole, qualcosa uscirà. Broken, cerca deck broken. Deck broken. Dai, comunque stiamo perdendo solo. Sì, vediamo che l'ha giocato lui Scott Vargas stamattina, attenzione, stamattina. E gli ha mandato un messaggio su Facebook con la lista, incredibile. Dai, comunque ammazzo vecchio di un anno con la lista di Vargas. Notare che stiamo perdendo solo l'80% dei frame. Beh, buono. Interessante. Cioè vi arriva il 20% di quello che vi mandiamo. Beh, dai, non siete contenti? È già qualcosa. È una parte anche di noi. C'è anche un post su MTG Salvation. Beh, allora mazzo schifoso se MTG Salvation. Salvation. Dai, non ci credo, ragazzi. No, famosissimo questo mazzo. L'idea non è originale. Cambiamo feature match per piacere. Bello, mi piace. 2, 4, 6 e siamo arrivati alla settima terra. Bello, come giocare un po' Trinket. Liliana è morta. Quanta giocarte, vabbè. Vabbè. Io voglio tornare a fare trinket su adesso Great Tazibur, Furnace. Comunque, ecco, io non so cosa ha pescato. Evidentemente è una spell da giocare perché se non ha attivato Tazibur. Esatto. Comunque, insomma. Tanta roba Tazibur. Si fa valere, eh? Beh, ovviamente l'elfo non fa più nulla. Giusto, meglio metterlo via finché. Se non avesse fatto pull su Finks a fine turno, Restoration sarebbe andato su Elfo dei Boschi. E per poi terra, per poi provare a fare escape. Approvatissimo. Ti togli una terra dal mazzo. Ma bloccavi, guarda. Tiravo. Ah, anche certo. Danni, cioè. Ho un altro bello. Blocco, tanta sì, roba. Sì, certo. Era fortissimo. Infatti, quel pulse è arrivato un po' prematuro. L'ha fatto prima della combat. Sì, beh, forse voleva provare ad aggrare. Beh, ma era tappato quel Finks. Avevano attaccato Liliana. Giusto, vero? Un'altra Valakut. Ah, no, Wall of Omen. Mamma mia, ragazzi. Escape. C'è proprio tutto. Dai, Kiki Jiki. Bam. È sufficiente anche quello. Vogliamo vedere la combo di Kiki Jiki. Lui veramente ormai è in modalità top deck per win. Sì,
7 danni. Oh, c'era gente che si lamentava di non avere il triplo rosso per Kikiji, che lui gioca Sakura, e io il rosso lo voglio. Mi piace anche come sta molto attento a adesso prendere solo il minimo di danni che può prendere per non subire Rhino eccessivamente, sennò la Fetch gli diventa inutilizzabile. Concordo. Vabbè, può anche farne meno il Drafetch, però sì, sì, assolutamente. Dasigur è veramente forte in questo adesso momento. Che perché comunque al cimitero ha 3 removal, poi se si mangiano 2 scartini, vabbè. Però insomma, beh, secondo me DK ora sarà il target preferito di di bianchi. Sicuramente. Patto Exile su però, la spell perfetta. Top decchino. Spell perfetta. Spell Chandler pure, risposta. Non so più cosa aspettarne, altro Restoration. No. Sì, no, ma 4 mana lì ha. Sì, ha una carta in mano. Sì, ma poi Restoration non lo puoi. Restoration non lo puoi fare su Restoration. Lo so, però. Ah, gli è targettato Restoration? Sì. Sono perso questo leggero. Cosa sta succedendo? In risposta parla. 2, 3, 4. Ah, no, per fare 1, 2, 3, 4, 5. Sono 5, niente. Poi entra da pala. Sì, sì, tappa. Ah, ok, ha sfecciato per fare le sesta montagna. Sì, sì. Ok, ok. Ma non workerà con nulla, cioè. Riesci a uccidere Tazigur forse? Tazigur è un 4-5, si è bloccato di Finx. Finx più Tazigur. Non è la fase d'attacco, scusate. Lo so. Aspetta, no, la presa di Winspet, aspetta. La sua fase d'attacco. La presa di Winspet. No, 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 no. No, 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 ha fatto Patto Exile. La montagna ha preso un po'. Sì, sì, ha preso Stomping Ground. Dico, è la sua fase d'attacco, è la fase d'attacco di bianchi. Cosa ha preso di Winspet? Ok, 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 scusate. Credo. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Torno sulla chat che vedo ancora ci scrivono. Può essere sì che stava attaccando di Restoration. Per chi mi chiede il trinket è rosso, blu e bianco. Bianco. Jeskai, Jeskai, sì, confermo. UVR, ragazzi. Gioca un sacco di carte fighe, gioca 3 bombette rosse, quante blu? Ah, un saluto a Pagliughi che ci scrive che ieri si è schiantato con la macchina. Spero tu stia bene, no, mi facci dispiace, sapere Pagliughi. Come sei conciato. Penso che comunque se fosse una macchina brutta ti basta saltare un pranzo per ricomprarla. Grande Pagliughi, stammi bene, facci vendi sapere. Vendi il tuo giubbotto di pelle, Pagliu. Qui attiviamo Taglio. Ma è vero che il giubbotto di Pagliughi, scusate devo dirlo, da più 2 alle mosche? Grande Paglio. Grande Paglio, un abbraccio. Allora, qui. Niente, abbiamo macinato 2 terre. È perfetto proprio. Ma Tazigur è morto comunque, confermo. Sì, però insomma. Eh? Chiaro, chiaro. Gliel'ha ucciso con 2 montagne tra l'altro, senza colpo ferire. Eh sì? Anche anch'io mi sarei aspettato di Kay. Sì. Però probabilmente non vuole dare rimozione instant, costringerlo a prendere su scelta adesso. Vuole farlo tappare subito. Meglio togliere muro per l'eventualità di pescare Kiki. Esatto. No, lui ci blocca. Cioè, si dà comunque ci la blocca, possibilità. Non vuole morire da Rhino. Quindi di fare restoration. Eccolo invece, ok. Ha pescato male questo ragazzo. Vuole proprio andarci in top. No, beh, basta escape comunque. Eccolo. Eccolo. Niente. No, ecco. Era un fulmine. Stava cercando muro, escape. No, niente. Gioca anche Spellskite di main. Si parlava da testimone a me. Sì, si parlava Skype. Niente, si va al G2. Ho visto un Trun, dei Fulminator, quelle carte potrebbero entrare. Per prendere tempo sempre però. Ma io mi chiedo perché questo ragazzo non gioca Sigard. Rampi. Sai che non la gioca? Infatti, penso di sì, ho visto la side, guarda lì. Non c'è. Redin Volley, Calcafuoco, Taglia. La peppa. Il colmo che non. Ah ragazzi, Bianchi merita di vincere. Ho notato ora che ha la felpa dell'Inter. Ragazzi, vado a squalificare Canfarò. Mazzo.